se está viendo, ellos ya están compitiendo habitualmente en los torneos brasileños y están quedando siempre en finales, siempre en semifinales, han ganado torneos. Son exactamente del mismo nivel, son dos monstruos y una vez te enfrentabas con ellos ya sabías que ibas a perder. Sì, Chore e Esteban sono come i brasiliani, se non anche meglio, cioè Paraguay, fenomeni. Intanto salutiamo Roberto Cordero, sì, che ci sta guardando da Valencia e ci manda anche qualche messaggio. Saluto Killer, fantastico. Killer de e tanto falta sì falta molto Roby, sì. La sua presenza, la presenza, sì, di Roby, la sua simpatia también es un habitual de Cervia, sì. Y este año no, io devo ringraziare Roberto perché ho imparato molto lo spagnolo ascoltandolo, perché parla molto lentamente, molto lentamente. Habla muy muy tranquilo, sí, y poco. Niente, andiamo alla presentazione delle coppie. Si chiama Andrea Mazzotti e per noi è il Cannibale. Un applauso. Andrea Mazzotti entra in campo insieme a Danny Mordenti, il Cannibale. Andrea Mazzotti, soprannominato così perché è veramente un giocatore di una tenacia pazzesca. Gran difensore. Grandissimo difensore, probabilmente il migliore difensore, no, che abbiamo nel nostro football, insieme a Danny Mordenti, il giocatore più esperto del nostro football. Contro il Brasile, la presentazione di Giampaolo Ghirotti, che sicuramente state ascoltando in sottofondo. 90 kg di muscoli in 174 centimetri, quindi veramente pochi, se vogliamo dirlo, per questo sport. Tata, uno dei migliori giocatori del mondo, lo vediamo entrare in campo adesso. Hablando de defensores, no? Sì. Hablando de defensores. Parlando di difensori come Mazzotti, loro rispondono con Tata. Col cappellino girato alla rapper. Insieme a. Anderson Targhino. Ma per tutti conosciuto nel mondo come Aghia, che in italiano vuole dire aquila, proprio per il suo modo di giocare e volare sopra la rete e il gesto caratteristico dopo un punto. Veramente applausi a scena aperta per il campione brasiliano. Bracci di rito, Mazzotti che non ha per niente paura, no, no tiene miedo, Mazzo, no. Lo veo la cara de no, muy... Mazzotti, las dos mejores virtudes que tiene Andrea es la defensa, por supuesto que hemos comentado, y la psicología que tiene. Assolutamente, difesa e grande tenuta... Chico muy competitivo, que no se pone nunca nervioso, intanto, inteligente, tiene la cabeza fría para pensar, siempre decide bien, absolutamente seguro, que no dentro de él piensa que casi imposible ganar, pero no tiene ningún miedo. Nessuna paura per Mazzotti, come dice Juanito, veramente, non ha paura di nessuno, tanto foto di rito, Astrid, con gli organizzatori, Claudio Fantini, Federico, tutti quanti. Foto di rito anche per Tata e Anderson, è tutto pronto. Pronti per partire. Tanto Danny e Mazzotti già si parlano, non so cosa ci stiano dicendo, però sicuramente una tattica dovrebbero averla. Tutto pronto, manca un minuto. Tolto la maglia intanto della maglia termica, senza la maglia termica abbracciano anche, salutano gli arbitri e
Anderson, tanto sicuramente faranno un testo croce in brasiliano. Danny parla perfettamente brasiliano, vive ormai da tanti anni in Brasile gli inverni, quasi un mezzo brasiliano. Danny Mordenti ovviamente scherza e con Anderson, che è anche in buonissimo rapporto di amicizia. Ricordiamo che Anderson è un atleta di Rio de Janeiro e Danny è quasi 15 anni che è sempre a Rio, quindi per lui non è una novità giocare contro Anderson, ci ha già giocato tante volte sulle spiagge di Rio, posto 9 Ipanema. Juan, posto 9 Ipanema, dove stuviste tu muchas veces, non solo le Olimpiadi, però otra vez, no? Sì. Y ahí he coincidido con Danny, con Danny Mordenti. Absolutamente. Sí, hemos jugado partidos juntos y todo ahí. Y yo he visto a... Que esto es increíble, Rubén. Yo he visto a Danny Mordenti entrenar a Marcelinho y Eduardinho. Entrenarle. Dice appunto Juanito que ha visto appunto Danny allenare lui, Eduardinho e Marcelinho, que insieme a Tata e Anderson sono forse al momento la coppia più forte, insieme anche a qualche coppia paraguayana del mondo. E pronti a partire, 0-0 con Danny Mordenti al servizio. Decide di battere su Tata, che prima di petto di... Tanto Mazzotti fa vedere subito che non ha paura. Subito gesto di grande confidenza di Andrea Mazzotti. Juan, lo abbiamo detto che Mazzo non tiene miedo di nada. Va a jugar de tú a tú todo el partido. Seconda non bella di Anderson e Tata non riesce a passare il pallone. 2-0 intanto Danny e Mazzo si parlano. Sarei curioso di sapere cosa si stanno dicendo. Mazzotti entra sulla corta di Tata. Seconda di Anderson. Non riesce a salvare Andrea Mazzotti, non ci arriva. 1-2. Batte uno, risponde due. Vamos a ver con che nos sorprende ora Tata con il saque. Eh sì, il servizio di Tata, vediamo un po' dove andrà, su quale petto. Non va su nessun petto, è una bomba sul destro di Mazzotti, che è bravissimo a ricevere. Mazzotti salva, ma la pallone è fuori dalla tribuna. Due pari, bellissimo shark attack di Anderson. Due pari. Sono delle frustate le battute di Tata. Palla corta di Danny. In mezzo la decada di Tata e nel medio campo non è impossibile per salvare, però... Parece che la deje con la mano. Sì. Sembra che la palla, la corta, vada giù con la mano. Intanto una ricezione sbagliata di Danny, perché... Ma queste sono bombe. Non sono servizi, sono bombe, veramente. Non so come... Tanti anni che vedo il football e un servizio così forte non l'avevo ancora visto. Un'altra bomba sul destro di Mazzotti, che riceve perfetto. Però esagera con lo che hablábamo antes de esta mañana. Ese fallo non è proprio di Andrea, però è che se non arriesgas così, sì. non vas a marcare un punto. Sì. Se non si rischia arrivare al limite, purtroppo con i brasiliani il punto non lo fai mai, quindi si prova. Uguale. Anche qua Danny prova un lob incrociato che esce di poco. Se non la spingi al limite,
è veramente quasi impossibile fare punti. Adesso siamo 6-2 per il Brasile. Danny, altro errore della coppia italiana in questo frangente di Danny Mordenti. 7-2 allungano Brasile. Ya son 5 puntos de diferencia, Juan, y ya son muchos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bellissima palla corta, ma Tata ci arriva. 3-7, ci arriva sempre Tata. Ah, praticamente vola sulla sabbia grazie alle gambe di una forza esplosiva straordinaria. 7-3 per la coppia brasiliana. Andrea Mazzotti sorridente lo stesso al servizio. Ace di Andrea Mazzotti la fa fuori. Juan, adesso è importante per il moral, no? Un par de puntos. Sì, un par de puntos che il risultato vuelva a igualarsi un poco, però io sto viendo a Andrea a disfrutare igual. Sì, sicuro. Lo vedo reírse. Sì, 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 sì. Io credo che è super importante arrivare secondo per ellos. 8-4. 8-4. Come ha pensato Danny, invece era lunga e tesa. 8-4, non può niente Danny. Tata dotato di ogni tipo di colpo, corto, diagonale, stretto, diagonale davanti, diagonale lunga. Lo tiene tutto, no? Sì. Giocatore completo. Fuori questo attacco di Danny che non ha iniziato nel migliore dei modi, oggi ha veramente giocato benissimo nelle partite precedenti, però si sa, anche adesso tenta un spallina alle spalle, però Tata la legge in tanto. Bellissimo attacco di Danny. Questo è lo che tiene che essere Juan la pareja italiana, no? Facile, fuerte e facile. Sin intentar sí, algo nada, complicato. Nada che non estén acostumbrados a hacer, perché es quando vienen los errores. Però es difícil no intentar algo especial para sorprender, perché Tata y Anderson están acostumbrados a todo. Ahora hemos visto una segunda con la espalda de Mordenti que normalmente hubiera sido punto y Tata estaba ya esperándolo. Sí. Vamos a ver. Questa è impossibile da prendere. Adesso vedremo nel replay il punto di Anderson, un buco per terra. Vediamolo qua dalla camera fondo campo. E questa non si prende. Questa è una schiacciata da beach volley praticamente. Questa non si prende. 10-5 Brasile. Palla corta di Mazzotti. Incredibile. Rovesciata volante, bicicletta volante di Anderson, anche un po' aiutato dal net, però fantastica. Juan. Non si può fare nada, no? È stata guarda per difenderla. Pasan dos cosas, una que no estamos acostumbrados a defender ese tipo de balón y dos que, claro, que van con una fuerza increíble, es que ni no es cosa nuestra, es que en Brasil creo que tampoco la defienden, es que has visto ahora, André ha ido justo donde iba el balón pero no hay forma de dirigirla, no puedes dirigirla. Cierto. Porque lleva tanta velocidad, la pelota te puede pegar pero no puedes vediamo dirigirla. Intanto sí, Anderson, claro, que sí, prácticamente rischia di far passare una brutta serata Andrea Mazzotti perché lo colpisce nelle parti intime. 12-5, diceva appunto Juanito che non siamo abituati a difendere certi tipi di attacchi, ma la forza con cui il pallone viene scagliato da Anderson, palla fuori intanto questa, e 13-5, dicevo la forza con cui Anderson schiaccia il pallone fa sì che non ci sia nessuna difesa. Io infatti mi domando come le coppie brasiliane riescano a difendere certi tipi di attacchi, veramente un livello mostruoso ormai quello del
il football sudamericano di Paraguay e Brasile. 13-5, Tata al servizio. Alzata non perfetta di Danny, perché è troppo staccata, e Mazzo prova una corta che non passa. La palla rimane nel campo italiano e 14-5. Ace di Tata, 15-5, un po' di fortuna adesso nel servizio. Abbiamo visto muchas veces el saque de Tata che va a tocar el net y un montón de veces, ¿no? Sí, no es casualidad, es una modalidad de sacar así, ¿no? Ya tiene la medida muy, muy cogida. Mira. Pazzesco, Anderson non fa cadere neanche questo pallone intanto. Tanto dicevamo che appunto non è un caso che il servizio incredibile Shark contro Shark di Mordenti, pazzesco, sì. Adesso speriamo di rivederlo, bravissimo. Esplode il centrale del Fantini. Eso es lo que hablamos antes, de que Danny lo conoce un poco más. Bellissima questa immagine nel replay, Danny che va a bloccare Tata. E poi punto italiano, forse il punto più bello del torneo questo, anche se... Eso es lo que comentábamos antes, que Denis está un poco más acostumbrado y la ha valido para poder bloquear ese gran remate de... Eh sì, Denis è più abituato degli altri a giocare con questi ragazzi brasiliani e si vede, perché... Spallina di Anderson... Altro Shark da fermo. De prima, no? Shark da fermo di Anderson. Standing ovation per questo atleta, veramente. Standing ovation per Anderson. Luca Marcaccini che si complimenta da fondo campo con Anderson. Chissà cosa gli avrà detto il grande Luca. Bellissima questa palla di Danny Mordenti, aiutato anche un po' dalla fortuna. Credo che il football che stiamo vedendo sia il football più alto che si sia mai visto in Italia. 7-16, rimarca appunto Giampaolo Ghirotti da bordo campo, quanto non si sia mai visto probabilmente un livello così alto qua in Italia, grazie ovviamente ai campioni brasiliani, ma anche ai nostri atleti che stanno ben figurando. 16-8, 8-16 ovviamente, tanto il distacco tra le due compagini, però gli ultimi punti sono stati veramente spettacolari. Andrea la corta. Lo dicevamo prima, Tata ti fulmina con la forza del collo di Tata, es impresionante, Juan. Sí, la forza del collo di Tata. Tata antes de saltar ya sabía que Machotti iba a entrar a la corta, porque ya se lo han hecho dos veces. Y a Tata solo puedes hacer una vez, dos veces, pero la tercera. Assolutamente. Ti aspetta fino alla fine, ti vede che vai corto e poi ti punisce in diagonale lungo. Con una forza del collo che credo non abbia uguali, perché è veramente un atleta che ha la forza di un toro. Bellissima questa di Danny, giri contati, conta giri di Danny, questa è la sua palla caratteristica. 17-9, 9-17, primo match, primo set point salvato. E Non so cosa Mazzo stia dicendo. Van a cambiare la strategia della difesa. No. Aghia qua tenta un numero incredibile per chiudere il set, non gli riesce. Non tocca Tata. Anzi, sì, tocca la rete Tata. Tocca la rete Tata, adesso lo rivediamo, però non penso che comunque influirà
sul punteggio, però da un altro punto intanto arrivano a 10 i nostri portacolori. Bomba di mordenti sul servizio. E beh, spallina di Anderson, ma Mazzotti davanti a sé fa cadere poco. Grandissimo ancora Mazzotti, spallina di Danny. Eh beh, fantastico il punto, come si conclude il set. 18-10, primo set. Mazzotti si complimenta con i mostri avversari. Veramente, che spettacolo. Sì, sì, incredibile. Especialmente perché saben che sono superiori, no? E entonces hacen en la modalidad de hacer un poco de espectáculo. Sí, saben administrar la seriedad que el torneo requiere, que es mucha, con un poco de espectáculo, sí. para la gente, que es muy importante para el fútbol, y es importantísimo, ¿no? que se vean esas jugadas de absolutamente, que no se ven en otro absolutamente deporte, no se ven, sí. En otro deporte. Dice Juanito que alternano comunque la serietà per il torneo che stanno facendo, ma l'alternano anche con delle evoluzioni proprio quasi da circensi, che comunque infiammano la folla e insomma fanno sì che la gente si avvicini a questo sport, perché vedere veramente fare queste cose, che per molti, anzi per quasi tutti, sono impossibili da copiare. Y es bueno que lo hagan, porque la gente tiene que ver que el fútbol es espectáculo. Fútbol es un deporte único, que esto, estas piruetas, estas jugadas tan plásticas no se ve en ningún deporte, y es bueno que vengan a enseñarlas para que la gente vea lo que es realmente el fútbol. Sí. La gente deve vedere queste cose per avvicinarsi, per amare questo sport, perché purtroppo va solo conosciuto, va promozionato. E quindi tanto Gianpaolo Ghirotti si complimenta. 16 ore in due giorni, 16 ore di diretta in due giorni per lui. Grazie Gianpaolo per i complimenti, con Juanito. Una telecronaca italiana-spagnola nostra. Intanto aspettiamo che il secondo set. Abbiamo anche qua Astrid di fianco a noi, che ci fa compagnia, ascolta la diretta, e anche lei è estasiata dalle evoluzioni dei brasiliani. Non siamo abituati a vedere queste cose. Tanto vanno in onda le immagini, sono andate in onda le immagini della giornata di ieri. E ora tutto pronto per il secondo set. Intanto Danny e Mazzotti stanno mettendo a punto le tattiche per cercare di fare un buon secondo set. Secondo me comunque hanno fatto un'ottima partita, hanno fatto quello che hanno potuto davanti a certi colpi. Non c'è niente da fare, quindi c'è poco da rammaricarsi, anche se Danny comunque cerca di stimolare Mazzo a giocare magari più alto, più vicino alla rete. L'unica cosa che possono fare meglio i due atleti italiani. Tanto stiamo aspettando Anderson. Manca solo Anderson all'entrata di campo, adesso arriverà, eccolo qua. Sale se no. Anganao, Mazzotti. Danny e Mazzo hanno pagato Unos regalos para el público. Sí. Ah, ecco perché. Buon dettaglio di Anderson. Sì. Anderson che regala i cappellini, però sta tirando troppo piano i cappellini, non riescono a prenderli. Grande Anderson, bravissimo, grande gesto. Bellissimo il gesto di Anderson, regalare i cappellini alla folla. Secondo set della finalissima del Football World Series.
stata al servizio. Primo punto per Mordenti, 1-0. Andrea dice: Danny, mi hai dato una palla che girava come una trottola. Non c'è problema. Coppa italiana, comunque grande serenità, perché quando si giocano queste partite dove non si ha niente da perdere. Intanto tata, pazzesco, pazzesco. No, peccato, 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 perché abbiamo visto tre colpi incredibili. Il tacco di Tata. No, primero il sacco di Mordenti, incredibile. Il servizio di Mordenti, tata, pazzesco, sì, e il salvataggio di tacco di Tata, che ha permesso il Zubarao. Incredibile, la difesa di Andrea también. Peccato che Andrea ha sparato questo bolide dentro la rete, uno pari. Palla corta di Mazzotti e 2-1 per la Coppa italiana. E anche a Pingada che cade. Finalmente fanno cadere una palla non impossibile gli atleti brasiliani. E beh, qua non c'è niente da fare, bello l'attacco di testa di Anderson, che non ha attaccato tantissimo. Juan Anderson va a attaccare molto più con il shark che con la cabeza, no? Sì, sì, sicuro. È su attacco caratteristico e il che più usa. Bellissima la palla corta di Tata. Non è partito Danny, ha provato a partire ma non c'è riuscito. Tata al servizio, 3-2 Brasile. La palla è out, e tre pari, finalmente un errore anche per Tata, che avrà sbagliato sì e no tre palloni in due giorni. Tanto Danny, come sua caratteristica, pulisce tutto il campo dalla sabbia, tutte le buche come un aspirapolvere. Batte Danny Mordenti. Rischiate otra bomba. Sì, vediamo se forzerà il servizio. Lo sì. Forza, lo forza, però il petto di Anderson tenta la seconda. E beh, Mazzotti, incredibile salvataggio, però Tata non fa cadere nulla. Tacco di Tata, coscia di Anderson, palla corta di Tata. Sembra la telecronaca del primo Fantozzi, coscia, nuca, pazzesco. Facciamo una battuta, ma queste sono veramente delle cose pazzesche viste, mai viste qua sul suolo italiano, quindi veramente uno spettacolo pazzesco. Di nuovo la palla di Tata, come prima, come antes, no? Sì, sì. Sembra che l'appoggi con la mano, dolcemente. Non è corta, non è forte, non è alla derecha, non è alla izquierda. Io non ho visto cadere una palla a Tata dietro la schiena. 5-3 Brasile. Ricezione di Mazzotti, alzata di testa di Diego. Vediamo. Tacco di Tata. Tata solo di tacco nell'ultimo. Pazzesco l'alzata di Tata, perfetta col piattone sulla rete. Prova il shark attack corto Anderson, ma la palla non passa la rete. È incredibile, Juan, la qualità del piede Tata, no? Sì. Incredibile. Sì, 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 sì. Una bomba di shark attack di Anderson. Sembra che salga al terzo piano. È il 50esimo, ma non sono normali. Pazzesco. Anderson Agia.
intanto l'alzata di Danny è troppo sulla rete, 7-4. Che forse causa vento, si sposta sulla rete, 7-4. Battuta velenosa di Tatà. A ver. Mostruoso attacco così di Anderson, Juan. Increíble. Yo lo que no entiendo de ese ataque es que se gira totalmente 360 grados y en todo momento sabe dónde está la pelota. Sí. Es capaz de darle perfecto en el momento. Y hay un momento cuando gira, no ves la pelota, no sabes, sí, no ves dónde está. Juanito dice appunto, si domanda come cuando nel momento in cui Anderson si gira riesca a trovare il contatto con la palla, nonostante che è un'evoluzione pazzesca. Intanto bel punto corto di Mazzotti, che comunque vuole fare di tutto per mettere dura la vita alla coppia brasiliana. Intanto Danny probabilmente si prepara a sparare l'ennesima bomba, no? Sì, l'ennesima bomba in servizio, pulisce il pallone. Eh sì. Non vale con la mano. Neanche con la mano riesce a salvare il tubarao di Anderson Targhino. Pazzesco questo giocatore, pazzesco. Tenta adesso la diagonale stretta di testa, non passa, 6-9. 6-9. Dai Andrea. Al servizio Mazzotti, prima ricezione non bella di Tatà. Stata di spalla di Tatà che pesca Mazzotti in diagonale lungo. Assurda, ha messo un lob chirurgico dietro la schiena di Andrea. Palla perfetta. Vediamolo nel replay. Non si può fare niente. Shark di Danny Mordenti, che non può niente questo lungo linea di Tatà, nonostante provi con mi raccomando, finito il match non scomparite, 11-6 di tutti gli atleti, quindi 11-6 per il Brasile. Time out chiamato da Danny. Danny vuole riprendere un attimo fiato dopo un paio di punti spettacolari. Time, quindi time out per l'Italia, probabilmente solo per rifiatare, perché partita quando si difende Tatà e Anderson veramente difficoltà estrema, quasi impossibile. Abbiamo visto neanche con la mano Danny è riuscito a salvare il bolide di Anderson. Sì, no se pueden defender esos ataques de Anderson, no se pueden defender. Entonces o intentas que algo imposible, que es que Tatá no se la ponga perfecta para poder hacer un sac, o tienes que hacer el saque sobre Tatá, que es un monstruo, que tampoco, sí, tampoco es nada fácil o casi imposible a nivel europeo defenderle también. Entonces meglio servire magari su Tatá, perché comunque ha attacchi letali, però comunque sono attacchi che ci si può provare a difendere, mentre quelli di Anderson sono illegali. Tanto riprendiamo, 11-6 per il Brasile.
te fijas, todas las bombas que ha sacado Denny han sido a Anderson, intentando que no haga un buen primero para que el Tatano se la pueda poner para hacer un sac, pero aún así. Anderson, si sono cambiati come nella semifinale, sono cambiati di lato Tatai Anderson, tanto non passa la palla di Denny, è 12-6, si sono cambiati di lato Anderson e Tatai, vedremo cosa ci regaleranno ancora dalla parte opposta. Tatai sudato che sembra quasi aver faticato. 12-6. Ride ma non ha capito cosa dico. Tata al servizio sul destro di Denny, che sbaglia uno dei suoi primi palloni della giornata. 13-6. Richiesta accumulata per questa dozione di football. Errore. Tanto Denny supportato da tutto il pubblico. Tanto Denny riesce a salvare. Ancora Tata diagonale su Denny. Ora i diagonali di Tata se li deve beccare Denny, purtroppo per lui. Perché Tata sta giocando a 14-6. 14-6 Brasile, 4 lunghezze dalla conquista del torneo. Adesso esagera, sbaglia la battuta. 7-14. 7-14. Denny Mordenti prepara una bomba delle sue. Vedremo se. A ver a chi. Su Tata. Tata prova lo shark, ma la palla si spegne nel net. 8-14. Shark ancora di Tata. Salva Mazzotti. Ma sbaglia anche lui, è 15-8. Attacca anche per Tata, che vuole prendersi un po' di gloria, anche se non c'è più. 15-8 per guardate le gambe. Brasile. Tocca il net Mazzotti, ancora un altro shark di Tata in rete. Mazzotti sculaccia Tata sotto la rete. Non è il mismo shark, eh? Uno che è altro non lo vediamo. Applaudiamo. 9:15, applaudiamo anche Denny e Andrea. Tanti applausi per quattro giocatori in campo. La Coppa Italiana comunque sta ben figurando. Ancora la battuta su Tata. Beh. Corta. Questa è troppo corta, una decada perfetta quella di Tata, una corta davanti a sé che neanche Mazzotti può toccare. Si sa che Mazzotti queste palle di solito ci arriva sempre, ma questa è imprendibile. Rimanete per le premiazioni. Incredibile, Tata diagonale salva su Mordenti che va a riattaccare in diagonale stretto, ma c'è ancora Tata. Ancora Mordenti all'attacco, cortissima di Denny. Applausi a scena aperta. Ahí Tata ya no podía llegar. No. Questa non la prendono neanche Tata e Anderson. Veramente la palla corta di Denny fa male a chiunque. Questa è ai giri contati. Vediamo un po'. Se spinge ancora la battuta. La spinge sul destro di Tata, che è un assegno in banca. Circolare. Denny di prima. 11-16. Juan
11, 10, 6. Sì, no, muy difícil. Tata salva anche da quella parte, rimane incredibile. Tacco di Tata. Palla salvata ancora Anderson. Fantastico Anderson, girato di spalle, non vede che Danny ha usato le mani, stava alzando per festeggiare, ma ancora abbraccia Marcaccini. 17-11, primo match point per portarsi a casa questo torneo. Vamos a ver si nos regalan algo ahora este último punto, ¿no? Vediamo come lo chiuderanno. Vediamo, già si gira di spalle. E infatti tenta lo shark corto con la pianta del piede. 17-12. Tanto Andrea Mazzotti scherza con Giampaolo Ghirotti a bordo campo. E no, purtroppo sì. Non finisce nel migliore dei modi la torneo, perché sbaglia il servizio Andrea Mazzotti, ma comunque complimenti a tutte e due le coppie, soprattutto a Mordenti Mazzotti, che nulla potevano fare contro questi due campioni brasiliani. Ma Tata e Anderson sono ancora di un altro pianeta. Quando? Sì, sì, sì. Però non qui, in Brasile igual. In Brasile, torneo che non ganano, stanno nella finale, stanno nel podium, uno tras otro, sì. E eso in Brasile è molto, molto difficile. E ellos lo consiguen, torneo che juegan, tocan il podium. O sea, es muy, 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 muy importante. Sì. Adesso ci sarà subito la premiazione.